Luigi Proietti Globe Theater. Bella cosa, vero? Per noi sì, e anche per Roma e per tutto il tuo pubblico. Ce la metteremo tutta, maestro, e faremo del nostro meglio perché tu, dall'assù, ne sia fiero e contento. Ti salutiamo con il nostro applauso, che è il nostro grazie per le tante risate e per le tante cose che ci ha insegnato. Ciao, maestro. Abbiamo discusso, abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo arrabbiati, ci siamo conosciuti. Questo posto dove sei riuscito a ridare alla parola popolare il senso che merita. Grazie per questa lezione continua che ci hai regalato. E sappiamo tutti che saresti stato imbarazzato da questa celebrazione, da questi complimenti fuori scena. Ecco, te le ricordi queste parole? Le hai scritte tu. E te le rubiamo anche stavolta, perché anche se non ci possiamo abbracciare, ci siamo tutti qui a ringraziarti stretti stretti, che tu non sei soltanto un grande attore, sei tanto di più, sei Gigi Proietti. Valentina Marziali, Edoardo Leo, Nicolò. Ancora una volta c'è questa commozione che principia all'interno di una iniziativa, di una cerimonia, parlava appunto di iniziativa perché è iniziatica, in quanto effettivamente è anomalo ritrovarsi tutti insieme a parlare di un grande artista in una situazione ovviamente quasi surreale, come quella generata dalle misure che ci devono distanziare, però l'affetto non è mancato comunque. Roma e ovviamente tutta l'Italia ha risposto e gli artisti hanno risposto, soprattutto questo è importante, no? I colleghi, gli allievi hanno risposto, questo è importante. Bene, prossimo intervento qui allo speciale Gigi Proietti, il grande maestro Gigi Proietti, ed è veramente un onore, lo ringrazio ancora di essere qui con noi, il grande, un altro maestro, sempre di tutto e di più, Pino Strabbioli. Buonasera. Buonasera, ciao. Pino, eccoci qua, prego Nicolò. Buonasera a voi, grazie. Allora Pino, ben trovato, bentornato qui a Terza Pagina Magazine. Gigi Proietti, penso che apostrofarlo, raccontarlo sia pressoché inutile, perché perderemo soltanto che talmente tempo. Raccontato da solo questo, ecco. Uomo straordinario in questi giorni in televisione, sui giornali, alle radio, abbiamo veramente detto il possibile, ma non è mai abbastanza, come giustamente dicevate voi. Io ho avuto il piacere di dedicargli una puntata per Rai 3, colpo di scena al Globe, proprio sul palcoscenico del suo teatro. È stato un pomeriggio per me indimenticabile, dove abbiamo così ci ha raccontato, si è aperto il racconto della sua infanzia, della sua vita, e rimane sempre quello che è stato detto più volte: la grande umanità di questa persona, la centralità, essere così centrato nel pensiero e nella sua attività culturale, politica ininterrotta. Lui è un puro attore di teatro, che poi ha fatto il cinema, la televisione, lo sappiamo, ma ha incarnato e continua a rappresentare per me il teatro nella sua grandezza e nella sua bellezza. Certo, e a questo proposito c'è un ricordo in particolare che ci vuoi così raccontare, un qualcosa che riguarda te e ovviamente Gigi? Ma i ricordi sono, io non ho frequentato il suo laboratorio, per cui non faccio parte di quei fortunatissimi, anche se sono della loro generazione, non faccio parte di quei fortunatissimi che sono stati e sono cresciuti all'ombra di questo genio. Ricordo una cena a casa di amici e questa sua capacità di intrattenere, di raccontare, di immergerti nel racconto. Ecco, faceva l'effetto del benefico che ha il racconto, che per cui stimola l'immaginazione. Ricordo delle sigarette fumate con lui fuori da un teatro, lo ricordo quando è venuto ad applaudire sua figlia al Teatro Hof di Via Giulia, e ricordo un padre emozionato, un padre felice di vedere
sua figlia Carlotta sul palcoscenico. Sono ricordi più legati all'uomo, a un uomo che aveva sempre uno sguardo attento, puro, diretto sulla vita. E un uomo peraltro che secondo me avrebbe meritato molto di più dalle istituzioni, molto avrebbe potuto dirigere per esempio il Teatro di Roma, avrebbe potuto ricoprire cariche culturali, ma non tanto per lui, per noi, necessarie a questo paese. Forse lo abbiamo sottovalutato dal punto di vista proprio di operatore culturale, anche se lo è stato, perché poi certo, il Globe... questo che ci stai raccontando, Pino, è anche il pensiero di altri che abbiamo ascoltato, altri colleghi illustri che hanno fatto presente proprio questa cosa, che probabilmente, perché io ho fatto questa domanda, se secondo voi che lo avete conosciuto, chi perché allievo, chi perché collega, chi come te perché comunque persona esperta del campo dell'arte, dello spettacolo, se c'era un rimpianto secondo loro? Ma secondo me più che un rimpianto, essendo un uomo assolutamente risolto, lucido e lontano da qualsiasi atteggiamento di frustrazione o di cioè era un uomo che aveva il giusto rapporto con sia con se stesso che con gli altri, per cui con la distanza che si ha dal potere. Probabilmente è stato un errore nostro di non attribuirgli e dargli un ruolo che avrebbe fatto molto bene al paese, perché lui ha fatto tanto bene al paese, a chi l'ha andato a applaudire, agli attori che ha formato. È stato un atto politico, e quando dico atto politico lo dico nel senso che chi fa cultura deve avere una responsabilità, e lui l'ha mantenuta. È nato dall'avanguardia, è diventato popolare nel senso più alto del termine. Secondo me sarebbe stato un meraviglioso ministro della cultura, ma probabilmente avrebbe anche rifiutato. Quando gli chiesero perché non fa il sindaco di Roma, lui disse perché devo lavorare, è diventata una famosa sua battuta. Però l'avrei visto dirigere un ente pubblico, un ente teatrale pubblico. Certo. Non lo so se per lui è stata una mancanza, un rimpianto, questo non lo so. Per me lo è stata, nel senso che Gigi Proietti meritava la direzione del Piccolo Teatro di Milano, del Teatro di Roma, del Teatro Stabile, di un teatro stabile. Insomma, specialmente nell'ultima parte della sua vita, dove ogni cosa che diceva era un insegnamento, e poi era un divulgatore vero, perché non ti annoiava mai, perché questo lo abbiamo detto tutti, coniugava l'alto e il basso, ripeto, la popolarità nel senso più nobile del termine, e per questo ci mancherà. Insomma, in questo 2020 se n'è andata Franca Valeri, che è stato un altro monumento, ora Gigi Proietti. Un altro ricordo che mi viene, io ho lavorato con Piera degli Esposti, che aveva iniziato con lui al Teatro dei 101, un piccolo teatro a Roma, e Piera raccontava ogni volta, anche nello spettacolo che abbiamo fatto insieme, Wikipiera, l'entusiasmo di questo gruppo di ragazzi, appunto lei, giovane, Gigi Proietti, Paola Pavese, Francesca Benedetti ed altri, che facevano il teatro d'avanguardia. Gigi Proietti, che noi associamo alla romanità, ed è vero che l'ha rappresentata, l'ha incarnata, che può essere considerato l'ottavo re di Roma, ma Gigi Proietti è uno che conosceva a memoria Dante, Beckett, Brecht, Ionesco, cioè un uomo culturalmente incredibile. Forse solo Paolo Poli, altro uomo straordinario, aveva quel livello culturale che ho ritrovato in Gigi Proietti, proprio di conoscenza profonda. Ecco, a questo proposito, tu hai lavorato, lavori molto non solo in televisione, ma anche in radio, ma anche a contatto con il teatro, che è un recinto sacro, voglio dire, unico nel suo genere. Gigi Proietti è riuscito nella sua vita anche lui a navigare nel teatro, nella televisione, nel cinema. Abbiamo parlato anche pochi minuti fa con Maurizio Gnannaccone, che era il tenente d'arma dei Carabinieri, che ha formato Gigi Proietti per quanto riguarda il maresciallo Rocca. Ecco, qual era la capacità secondo
secondo te, lo chiedo da uomo di spettacolo e da teatrante quale tu sia, sei, qual è la capacità che distingueva Gigi Proietti nel suo fare arte? Beh, la capacità di assorbire, di osservare, l'osservazione di assorbire e poi di farla diventare assolutamente sua, interiorizzarla e farla diventare anche altro, con delle punte di surreale, con delle punte di poetico, con delle punte di cinismo, con delle punte di sarcasmo. Era capace di riscrivere i personaggi e quindi era un po' un autore di se stesso, anche quando fa il maresciallo Rocca, appunto, ne esce fuori un carattere, un'umanità, ma anche con le debolezze, i difetti, gli ammiccamenti. E poi aveva questa faccia, questo grugno meraviglioso, indimenticabile. Era un artigiano, da questo punto di vista, un artigiano colto, un artigiano raffinato, un artigiano di altissimo livello. Infatti lui non amava farsi chiamare maestro, questo anche è stato detto più volte, e come Vittorio Gassman, che ha inventato la bottega, lui invece la sua cosa l'ha chiamata laboratorio. Beh, in queste parole, la bottega e il laboratorio ci fanno capire che c'è la curiosità, c'è la fatica, significa conoscere il mestiere, che questo è un mestiere serio, che non va improvvisato, però poi è un mestiere che ti può fare anche sognare, che ti permette anche di illuderti, di immaginare delle cose, però alla base c'è il laboratorio, c'è la bottega, certo, c'è la conoscenza, c'è la fatica, c'è i la suoi tecnica. Compagni di liceo, del liceo Ginnasio Augusto all'Alberone, ricordano, hanno scritto parecchio su Gigi in questi giorni, ricordano il fatto che lui avesse un rapporto molto particolare con la chitarra, che all'epoca si strimpellava e lui la strimpellava meglio di altri, e poi la utilizzava anche per gli stornelli, e poi l'ha utilizzata anche per le sue canzoni, insomma per le canzoni che ha interpretato. Ecco, questo aspetto di animale sociale, quale lui era, animale sì, sociale che probabilmente anche in questo, in tutte le vostre, i vostri racconti si rivive questo aspetto, no? di compagnone. Beh, di amicone. La capacità che aveva di condividere, no? Lui riusciva di fronte a masse di persone, perché poi riempiva i grandi teatri, pensiamo al Teatro Tenda di Piazza Mancini con A me gli occhi please, è stato davvero un fenomeno quasi da rockstar, però lo sentivi vicino, questa capacità appunto di condividere, di stare davvero a tu per tu con l'altro, che poteva essere uno, due, tre, dieci a tavola o 5.000 o 50.000. La chitarra che hai citato, sì, lui poi la cita anche in un suo libro che si chiama Tutto Sommato, gli venne regalata dal padre e lui iniziò a strimpellare questa chitarra e poi è andata a suonare nei club, nei locali. E un'altra cosa sua meravigliosa, che se ci fai caso non ha mai abbandonato niente, né le radici, né le passioni, né la musica, né le letture, né le scelte intellettuali, né quelle più popolari. Aveva questa capacità, che è di pochi, che è rara, di entrare in contatto con l'altro, e lui ce l'aveva assolutamente, e non era finta. Io l'ho incontrato molte volte nella vita, ripeto, non ero un suo amico, non sono stato un suo allievo, però ogni volta che l'ho incontrato ho sentito un contatto, ti guardava dritto negli occhi, parlava soltanto con te e dimenticava di essere Gigi Proietti, ma diventava una persona interessata a quello che si stava dicendo. E questo nel nostro ambiente è molto molto raro. Grazie a Pino Strabioli per essere stato con noi, per averci dato anche lui un cameo veramente gentile e affettuoso nei confronti di Gigi Proietti. Grazie veramente di cuore, Pino Strabioli. Grazie, veramente di essere stato qui con noi allo speciale Gigi Proietti. Grazie, a presto, grazie. Pino. Grazie, a presto. A presto.